Dalla Valmalenco a Milano, la storia della famiglia Lenatti, presentata al pubblico lo scorso anno attraverso una mostra alla Truna di Chiareggio in Valmalenco, giunge anche nella capitale lombarda, o meglio nel chiostro orientale del Palazzo delle Stelline in Corso Magenta. Attraverso una sessantina di fotografie riprodotte con tecnica di print ad alta risoluzione su lamina in alluminio, cogliamo la passione per l'escursionismo e l'amore per la montagna di una famiglia, quella dei Lenatti, unica sul piano nazionale a poter vantare 4 generazioni di guide alpine, come recita il titolo della mostra, prodotta e organizzata dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese in collaborazione con l'Associazione Amici di Chiareggio. La mostra sulla famiglia Lenatti, 4 generazioni di guide alpine in Valmalenco, è stata prodotta nel 2016, esposta nella Trona di Chiareggio durante l'estate appunto di quell'anno, ma abbiamo considerato che fosse un po' uno spreco, visto il lavoro di ricerca anche storica, fotografica che era stato compiuto, non riproporla in un'area come quella della città di Milano, che ha visto così tante famiglie, così tante persone legate alla Valmalenco nel corso di tutto il Novecento. Questo è anche un'occasione contemporaneamente per promuovere un po' il territorio della Valtellina e della Valmalenco in particolare nella città di Milano, quindi è venuto facile, diciamo, l'idea di fare questa tappa milanese della mostra che cerca di valorizzare una storia veramente unica, perché nell'arco alpino non esiste una tradizione così lunga di una famiglia che per 4 generazioni ha espresso guide alpine significative e operative sul territorio e sulle nostre montagne. La Fondazione Creval ha vari programmi di intervento, come è noto, ma certamente fra questi la valorizzazione del territorio valtellinese è uno dei più importanti e significativi. 4 persone che hanno messo a disposizione degli altri la propria esperienza in montagna. Silvio Lenatti, nato nel 1858, fu uno dei partecipanti al primo corso di istruzione per guide alpine. Il figlio di Silvio, Livio, nato nel 1902, ebbe dal CAI di Milano l'incarico di costruire e poi gestire il rifugio Porro dell'Alpe Ventina fino al 1980. Enrico Lenatti, figlio di Livio, guida alpina dal 1957, subentrò al padre nella gestione del rifugio Porro e diventò poi responsabile del soccorso alpino della Valmalenco. E infine Livio Lenatti, figlio di Enrico, guida alpina dal 1985 e attualmente direttore degli impianti di risalita del Palù. Nel 1899 il CAI di Sondrio ha istituito il primo corso internazionale di guide alpine. Faceva parte appunto anche mio nonno Lenatti Silvio. Il volano per il turismo della Valmalenco sono stati i campeggi mantovani. Per gestire questi campeggi è stato incaricato mio padre Lenatti Livio. Questi ragazzi della Milano Bene hanno cominciato a conoscere, apprezzare le nostre bellissime montagne, che per quanto mi riguarda quelle della Valmalenco sono le più belle e significative di tutto l'arco alpino. Da lì poi sono arrivati a Chiareggio in particolare tutte queste famiglie altolocate milanesi. Vorrei prima di tutto ringraziare i miei avi, perché se siamo qua è perché loro hanno fatto proprio una parte forte della montagna in Valmalenco, hanno fatto conoscere la montagna a parecchie persone, hanno creato il turismo in Valmalenco e adesso pian piano noi abbiamo questa eredità, cerchiamo di portarla avanti e speriamo di riuscire in questo intento. Di riuscire anche a tramandarla, quindi? E soprattutto a tramandarla, anche se è un momento difficile proprio perché la montagna è passione, è vita dura, quindi è un po' difficile per i giovani. Però pian pianino vediamo che qualcuno comincia ancora a prendere questa passione e andare avanti, quindi questo ci fa ben sperare. 150 anni documentati dalle immagini che mostrano la dedizione al faticoso e affascinante mestiere di guida alpina, in primis dei Lenatti ma anche di altre famiglie loro conterranee. Qui mi piace ricordare anche tutte le nostre eroiche guide, perché abbiamo delle guide a cui dobbiamo molto innanzitutto anche per quanto è stato il volano del turismo. Ai vari discorsi hanno sempre anteposto la loro grande professionalità, la loro
umiltà, vogliamo dire anche questo. Queste guide della Val Malenco furono ricevute da Papa Pio XI, molto amante delle nostre montagne, le ricevette in questa udienza molto volentieri. Vorrei ricordare i nomi: Livio Lenatti, che è mio padre, poi Lenatti Oreste, Dellavo Isacco, Mitta Giuseppe, Mitta Egidio, Ioli Carlo, Folatti Cesare, Schenatti Giacomo e Mitta Umberto. Questi erano uomini della montagna eccezionali. Di particolare interesse in queste foto è seguire i cambiamenti nel tempo dell'abbigliamento, delle attrezzature, i ferri del mestiere che accompagnano volti e fisici umili e forti. Si vedono molte differenze, in un certo senso c'è anche un po' una storia della moda, e c'è un'alpinistica, montanara, c'è una storia dell'attrezzatura, perché si vedono, diciamo, le attrezzature con cui si andava in montagna 60, 70, 100 anni fa, e si vede l'attrezzatura più moderna e contemporanea, quindi l'evoluzione è stata ed è evidentemente enorme. Credo che però resti uguale un aspetto, pur col passare dei decenni e delle epoche, e quello che si legge nei volti di questi uomini, nelle guide alpine, è una grande passione. E questo non ha tempo, fortunatamente non ha epoca, e credo che sia anche un insegnamento per il futuro. Vivere con una grande passione è un bel vivere, e nei volti di questi uomini, dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri, questa passione si vede in modo molto chiaro. Una volta, diciamo, che le guide alpine erano i conoscitori dei luoghi, quindi la gente arrivava magari più attrezzata di chi era lì sul luogo, prendevano queste persone per farsi accompagnare in luoghi dove non erano mai stati, facevano un po' da portatore, quindi portavano proprio, diciamo, i pesi. Dopo pian pianino si sono evoluti, hanno cominciato a prendere delle attrezzature valide, delle cose, sono diventati dei bravi alpinisti e tuttora lo sono, e per questo continuo ad andare avanti. Una mostra frutto di numerose collaborazioni, sia nella raccolta del materiale sia nel contributo dello scrittore torinese Andrea Gobetti, che ha creato il prezioso tabloid a tiratura limitata, frutto di un'attenta ricognizione sul territorio della Val Malenco e della raccolta paziente di testimonianze e racconti. La mostra nasce da un'idea di Laura Cabello Lenatti, che in prima persona ha ricercato e messo a disposizione una parte dell'archivio fotografico della sua famiglia, ma una grossa collaborazione l'abbiamo avuta dal CAI di Sondrio e dalla Fondazione Bombardieri. In particolare dalla Fondazione Bombardieri abbiamo potuto avere una quindicina di fotografie dell'archivio di Corti, questo grande fotografo che ha lavorato in Valtellina e in Val Malenco agli inizi del Novecento, e questo patrimonio adesso è di proprietà della Fondazione Bombardieri, e grazie alla loro disponibilità abbiamo potuto arricchire la mostra anche di queste fotografie, che sono tra l'altro da un punto di vista tecnico di particolare pregio. Folta, la rappresentanza valtellinese, è intervenuta per l'inaugurazione della mostra, che sarà visitabile fino al 10 giugno. Prefetto, per l'occasione anche lei non è voluto mancare, una mostra che era già stata presentata in Val Malenco ma oggi arriva anche a Milano e porta la storia di quattro generazioni davvero importanti per la storia della montagna e del territorio. Certamente, direi non importante ma vitale, perché hanno dato un lustro, una ricchezza, un valore per il territorio, soprattutto per la Val Malenco. Avete consegnato anche un regalo al prefetto? Sì, a Sua Eccellenza il prefetto abbiamo regalato un dipinto che rappresenta le nostre splendide montagne a nome di tutte le guide. È un riconoscimento che era dovuto alla sensibilità anche di Nostra Eccellenza nei riguardi di questi grandissimi uomini, perché da Sondrio è venuto qua a Milano.